ecco qua, vedi questa palla, Cito, devi andare con forza, così, 3 contro 3. Eccolo là! Eccolo là! Mirko Alteducci! 3 contro 3, quando prendi la palla e la tieni con forza, bravo Cito, lo doveva fare anche Durzi prima, la palla verso l'attaccante, 3 contro 3, lui in area di rigore, da quella posizione, un tiro su secondo palo, perfetto, non era stato il massimo fino adesso Antenucci, ma quando lui fa sempre gol, è inutile che lo possiamo dire quello che vogliamo, però un gol così lo può fare solo lui. Una vittoria di spessore del Bari, prestazione convincente con un super gol di Mirko Antenucci. Come ogni lunedì l'analisi della partita affidata al nostro Enzo Tamborra in collegamento Skype. Ciao Enzo, buon pomeriggio. Ciao Cristian, buon pomeriggio a voi e un saluto ai tifosi del Bari. E allora invito tutti i tifosi biancorossi a scriverci sotto le nostre dirette social per commentare questo successo del Bari. Nel corso della puntata chiaramente tratteremo altri temi come lo sfogo dello stesso Mirko Antenucci a fine partita, i nostri microfoni, però è ora giusto dar spazio a quella che è stata la prestazione convincente della formazione biancorossa. La ritieni anche la migliore di questa stagione? Assolutamente sì, è la migliore prestazione per contenuti atletici, perché mai il Bari aveva corso in questo modo, pressione a tutto campo, continua, costante, fatta anche bene, perché si sono viste delle belle giocate anche a livello di squadra, perché c'è stato un gol meraviglioso come quello di Antenucci e perché i centrocampisti hanno tirato da distanza. È un mio chiodo fisso, per me i centrocampisti non lo tirano in porta, perché se un centrocampista non segna, per me è un mezzo centrocampista. Ieri abbiamo visto delle conclusioni importanti di Maita e soprattutto di Derisio, che lasciano, come dire, sperare, come dire, che questa diventi una piacevole abitudine. Soprattutto Enzo, come dicevi tu, abbiamo visto finalmente un Bari intenso, un Bari aggressivo e continuo per tutti i 90 minuti, no? Quello che ci aspettavamo dal Bari di Euteri da inizio stagione. Cresce la condizione di tanti calciatori, finalmente abbiamo visto un Bari decisamente più in palle, più brillante. È mancato forse il colpo del KO, però prestazione assolutamente di rilievo e di spessore. Ma io del colpo del KO non è che mi preoccupi troppo, per carità, anche a Caserta era mancato il colpo del KO, per il Bari ha dei calciatori che possono e come dare il colpo del KO, penso a Montalto, penso a Citro, penso a tanti ragazzi che in questo momento forse non sono neanche al massimo della condizione. A me interessa la prestazione è stata una prestazione importante per una serie di motivi, di quelle prestazioni che ti fanno pensare che sì, la Ternana sta davanti, ma non è irraggiungibile. Ben diversa dal Bari dello scontro diretto con la Ternana, del Bari di tante altre volte. Abbiamo visto qualcosa. Quando vedi qualcosa sai che niente diventa impossibile, ecco perché insomma io sono più fiducioso dopo la prestazione di ieri, perché dicevi bene, Di Autieri si è sempre detto uno che dal punto di vista atletico cerca di ottenere il massimo delle due sue squadre, anche a costo di spremerle, perché la verità è che gli allenamenti sono durissimi, noi leggiamo ogni tanto che gli allenamenti durano anche 3 ore consecutive, quindi vuol dire che evidentemente un po' la Zeman lui fa soffrire la squadra in modo tale che poi si diverte in campo. Speriamo di essere davvero da questo punto di vista al giro di boa. È chiaro che poi Enzo ci riserviamo una gufata anche alla Ternana, che non sbaglia un colpo, 9 risultati utili consecutivi, ha vinto quest'ultimo match sabato in rimonta negli ultimi 10 minuti contro la Vibonese. Ci ho provato in tutti i modi sabato, guarda, ho visto la partita su Telecusano e quando ho visto che a un quarto d'ora dalla fine perdevano 2-1, ho detto questa è la volta buona, sarebbe stata una sconfitta peraltro in attesa di quelle sconfitte che pesano, però questi hanno indubbiamente dentro adesso il seme della vittoria, cioè loro evidentemente stanno credendo in maniera molto maggior ragione dopo la vittoria al San Nicola, credono ancora di più di essere la squadra che vincerà il campionato, per cui sono riusciti ad addrizzare una partita impossibile e ahimè lo hanno fatto ancora una volta con Vantaggiato, che continua a non essere proprio, come dire, un nostro ex amico, ma a tutti gli effetti un nemico. Poi abbiamo già affrontato nel corso del nuovo format anteprima Bari sui nostri canali social e su YouTube, penso la forma fisica anche della Vibonese, il famoso sfogo anche di mister Oteri che poi di fatto si è verificato in campo con quel tracollo proprio negli ultimi minuti della formazione della Vibonese che ha permesso alla Ternana di vincere.
però guarda caso hanno segnato negli ultimi minuti, segnato negli ultimi minuti. Io, come dire, non voglio scendere in questa bagarre, però Autieri, per aver detto quelle cose, evidentemente da uomo, da vecchio lupo di mare, fiuta qualcosa che non va nei rapporti tra Ternana e vertici del calcio di Lega Pro. Enzo, insomma, Ghirelli l'ha presa. No, dicevo proprio questo, dichiarazioni non prese bene da Ghirelli, che non perde occasione magari per punzecchiare lo stesso Bari. Ma vorrei capire anche il perché, devo dirti la verità. Insomma, Ghirelli ha persino delle radici a Bari. Insomma, mi sembra strano che poi lui ce l'abbia col Bari, non posso credere a questo. Certo è che però, ci sono due o tre episodi accaduti dallo scorso anno che, non danno l'idea di un rapporto, amichevole e cordiale. Però, al di là di questo, cerchiamo di non pensare a male, anche perché poi, diamo alibi. Invece, a me piace la squadra come ha giocato ieri. Per me, se la squadra continua a giocare così, se la gioca sino in fondo. Se invece è stato soltanto un episodio, quello di ieri, staremo punti a capo. Però sono fiducioso, perché ho visto la squadra correre, ho visto la squadra equilibrata e ho visto soprattutto un centrocampo finalmente qualità e quantità, con Maita e Derisio insieme. Mi sono piaciuti molto, per me sono l'origine della grande prestazione del Bari di ieri. Tra poco parleremo anche di alcune prestazioni importanti a livello individuale. Prima le parole però proprio di mister Autieri dopo il successo contro il Catanzaro. Sentiamo. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto una buona gara con continuità, andando alla ricerca sempre di ciò che dobbiamo mettere in pratica in campo. Una gara non facile contro un avversario forte, ma che però abbiamo aggredito bene, che abbiamo provato a stanare dall'orario di rigore, abbiamo creato, poi qualcosina abbiamo sciupato, per cui è una vittoria importante, meritata, ottenuta bene, probabilmente va anche al di là dell'1-0, ma conta poco, perché oggi contavano i tre punti e soprattutto dopo aver fatto una buona partita. Ma non mi piace parlare dei singoli, abbiamo giocato da squadra, loro hanno fatto, Derisio e Maita hanno fatto quello che dovevano fare, stiamo dando seguito a quello che abbiamo fatto domenica scorsa, abbiamo giocato veramente un'ottima gara, fatta sempre di ritmi dall'inizio alla fine, senza mai scomporci, aggredendo, non concedendo niente, recuperando palla, giocando, abbiamo fatto la gara, questa è la strada. Questa è la strada, dice mister Autieri, la sua soddisfazione dopo il successo contro il Catanzaro. Dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, a tra poco con la seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Eco App, la city car più conveniente del momento. Per i mesi di ottobre e novembre, tu a 99 euro al mese con i primi 25.000 chilometri gratis. Scopri presso la nostra sede, nelle stazioni di servizio del gruppo Dils, i dettagli dell'iniziativa. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato, che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Suzuki Natura Hybrid, carattere 4x4, tecnologia hybrid, tua da 12.000 a 300 euro con incentivi. Suzuki Car Service Bari, nel cuore di Bari.
Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. Acmei garantisce, grazie ad un supporto affidabile e costante e ad una vasta gamma di prodotti selezionati, la fornitura delle migliori soluzioni per impianti di sicurezza, comunicazione ed infrastrutture di rete. Contattaci o vieni a trovarci. Cerca Acmei sui social o digita acmei.it. Da Dr. Phone puoi far riparare il tuo iPhone o altri dispositivi, massimo 30 minuti da tecnici di grande professionalità. Da Dr. Phone inoltre puoi trovare in vendita prodotti nuovi, usati e ricondizionati. Dr. Phone puoi trovarlo a Bari in via Giuseppe Fanelli al numero 206/33. Ogni casa ha un numero e una storia da raccontare. Ma le storie non sono tutte belle. Alcune, le più difficili, spesso riguardano le bambine, i bambini o gli adolescenti. Per queste storie esiste un numero. È il 114, Emergenza Infanzia. Il numero di pubblica utilità, gratuito e attivo 24 ore su 24 per chiedere aiuto o segnalare problemi nei casi di violenza sui minori. Non aspettare, contatta il 114 per telefono o con l'app o con WhatsApp. Riscrivi la tua storia. Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport, in collegamento Skype con noi Enzo Tamborra. Vado a leggere però anche qualche messaggio sotto le nostre dirette social. C'è Giacomo che ci scrive: ottimo Bari, ora basta polemiche, tutti i comparti verso la Serie B, forza Bari. Ancora Pasquale: ieri partita superlativa, nulla da dire, questa è una squadra che sta crescendo e strada facendo crescerà ancora di più, dobbiamo avere fiducia. C'è Vincenzo: era da tanto tempo che non vedevo un pressing così, e dal periodo di Antonio Conte. E poi ancora Francesco: il Bari ha vinto 8 partite sulle 12 disputate, non capisco come si faccia a criticare questa squadra, capisco i tifosi che non stanno andando allo stadio, ma lo sfogo di Antenucci ci sta. E allora a questo proposito, Enzo, giusto comunque aprire anche questo fronte con l'esultanza polemica significativa di Mirko Antenucci dopo il gol, sentiamo il suo sfogo e poi lo commentiamo insieme. Ci tengo anche a dire un'altra cosa, sento tanto parlare, sento da quando, appena se c'è una sconfitta, c'è un qualcosa che non va qui, c'è sempre un tirare addosso delle colpe verso qualcuno, verso qualcosa, e vi dico che si perde tutti e si vince tutti, perché sennò è facile qua ogni volta, si perde una partita è colpa di tre, di Antenucci, di Cesare e compagnia. Si vince una partita, non è merito di Antenucci, è merito di tutti, società, staff, giocatori. E quando vedo e sento alcune cose ci rimango male, perché so il rispetto che ho per questa squadra, per questo sport, e quello che hanno i miei compagni anche. E quindi ogni volta che c'è una sconfitta, sentirsi dire delle cose non fa piacere. Per come viviamo noi questo sport, poi è normale che vincere o perdere fa parte del nostro percorso, anche io vorrei vincere tutte le partite, vorrei fare 50 gol al campionato, ma non è così semplice, e quindi bisogna continuare a lavorare, ma bisogna avere anche equilibrio, equilibrio che qui a volte non vedo, mi dispiace, ma si tende ogni volta, quando le cose non va bene sento di tutto, si chiamano ex giocatori, ex direttori, parlano di noi, tutti che parlano del Bari, un anno e mezzo che si parla solo del Bari e non in maniera propositiva. Questo è lo sfogo di Mirko Antenucci. Enzo, qual è la tua analisi in merito?
Io vorrei soltanto tornare un secondo su una frase di Auteri che credo che sia una frase importante. Sì. Ha detto: è questa la strada. Sì. Quando dice questa la strada è una frase importante. Chiaramente ora aspettiamo le prossime partite per capire se questa strada l'abbiamo imboccata, siamo in grado di percorrerla anche velocemente. Su Antonucci abbiamo già parlato abbondantemente, ribadisco una stima incondizionata nei confronti di Mirko, che è un grandissimo giocatore, una bravissima persona, un grande uomo, però in questo caso devo dirti, per me potevi evitare, poi capisco che in quei momenti tu parli perché hai ancora l'adrenalina addosso, perché comunque avverti, vuol dire comunque sentire molto la responsabilità che hai, no? Quando giochi con la maglia, certo, del Bari e ti chiami Mirko Antenucci. Fermo restando che Antenucci insomma non è stato mai messo sul piano personale in discussione, però a mio avviso quelle parole, quell'atteggiamento dopo il gol non servono a molto in realtà. Noi dobbiamo cercare in questo momento di compattare al massimo l'ambiente, cioè di fare in modo che uniti si possa andare all'inseguimento della Ternana. Poi, come dire, delle critiche ci possono sempre stare. Non dimentichiamo un particolare che forse è sfuggito a molti, no? Dopo le critiche della piazza, di alcuni, diciamo, ex calciatori, ex direttori sportivi, non dimentichiamo che le cose più severe nei confronti del Bari le hanno dette gli stessi protagonisti, perché hanno detto dopo le sconfitte non siamo ancora una squadra, dobbiamo diventare presto una squadra, no? Se ci, sì, pensi. Credo che questa sia paradossalmente la più grande autocritica, che supera di gran lunga le critiche che vengono dall'esterno, perché sai, che lo dica uno che vive il Bari a 300 km di distanza ci può anche stare, ma che lo dicano gli stessi giocatori ha un peso diverso. Però ora dobbiamo cercare di voltare pagina, perché davvero c'è bisogno di tutti in questo momento per vincere questo campionato. C'è bisogno anche in particolare, lo so che Antenucci dice poi si parla di tre persone, in realtà lui è il nostro CR7, insomma, è il nostro giocatore sopra le righe, insomma, perché un gol come quello che ha segnato ieri è un gol di Serie A, non è un gol di Serie C. Noi chiaramente, è chiaro che poi gli occhi della gente sono puntati in particolare da quelli dai quali ti aspetti sempre il 101% e il massimo, per cui diciamo che, fermo restando che io credo, non ho mai sentito un tifoso del Bari parlare male di Antenucci. No, anzi, io credo che il riferimento fosse chiaro ad ex calciatori del Bari, ex dirigenti. Credo davvero che il riferimento di Antenucci fosse chiaro e non rivolto alla tifoseria. Tutti sono liberi di parlare, Cristian. Cioè, sì, magari non ha gradito cose che sono andate anche oltre l'aspetto tecnico. Insomma, provo ad immaginare, magari qualche parola di troppo. Sì. Cristian, voltiamo pagina, perché l'importante in questo momento è metterci, come dire, con tutti i buoni propositi per rimontare, perché a noi interessa la Ternana in questo momento. Dobbiamo andare a prendere, insomma. E per andare a prendere la Ternana tutto deve funzionare per il verso giusto, non ci deve essere una pressione negativa, i giocatori devono sentirsi amati. Cioè, noi abbiamo visto quello che è successo nell'anno della remontata, ti ricordi? Sì. Quando c'è un'alchimia totale, nulla diventa impossibile. È vero che questa è una stagione particolare dove non hai i tifosi allo stadio, dove magari insomma tante cose non accadono, però onestamente io credo molto nell'alchimia, cioè nel fatto che tutto l'ambiente marci compatto verso un obiettivo. Quindi va bene, lo sfogo di Antenucci l'ha fatto, per me serviva poco in una situazione del genere, però amen, andiamo avanti, forza Antenucci, forza Bari, insomma cerchiamo, non dico di vincere tutte ma quasi tutte. In realtà la gente è rimasta un po', come dire, dispiaciuta, perché se proprio dovevamo perdere due partite abbiamo perso le partite che non dovevamo perdere, perché a Foggia il derby è come così, se non avessimo giocato così. Con la Ternana abbiamo perso per diciamo una certa inferiorità rispetto alla Ternana, però ripeto, il campionato è lungo, c'è tutto il modo di evidentemente di voltare pagina. Teniamoci l'Antenucci calciatore, che ieri, come sottolineavi tu, ha fatto un gol assolutamente straordinario. Magari ora lo rivediamo, però è un gol che può fare solo lui, no? Lo diceva anche il nostro Antonio Di Gennaro in cronaca, insomma, davvero un gol eccezionale, il suo sesto in questo campionato. Per quanto riguarda le prestazioni individuali, tra i migliori anche De Risio a centrocampo con Maita, e allora andiamo ad ascoltare anche le sue parole al termine del match.
Ancora qualche istante, recuperiamo l'intervista a Derisio, però Enzo, ne approfitto allora per dialogare con te. Prestazione di Antenucci strepitosa con quel gol che ha deciso il match, però in mezzo al campo due giganti, Derisio e Maita. Per continuità direi Maita il migliore in campo, perché ha giocato 90 minuti sullo stesso livello abbinando quantità e qualità. Poi Derisio e poi Antenucci, questa è la mia classifica di ieri. E allora siamo pronti, sentiamo le parole di Derisio. Abbiamo fatto una buona prestazione di squadra, siamo contenti e dobbiamo proseguire su questa strada, giocando sempre con intensità, cercando di creare tanto e rischiare poco, quindi siamo contenti di come è andata questa sera. Sì, riguardo la condizione fisica sto abbastanza bene, non sono al 100%, ma ci sto lavorando e spero di essere al 100% prima possibile. Sì, è una bella emozione, Catanzaro mi ha lasciato tanto in 2 anni, è una società che ringrazio, avevo tanti amici, quindi è stato bello giocare contro di loro. Sì. Veniamo da 2 buone prestazioni, dobbiamo proseguire su questa linea e non dobbiamo mollare perché il campionato è ancora aperto. Ah, la classifica è normale che la guardiamo, ma ripeto, il campionato è lunghissimo e può ancora succedere di tutto, mancano tantissime partite, quindi andiamo avanti per la nostra squadra, per la nostra strada, pensando appunto partita dopo partita. Questo Derisio, possiamo dire Enzo che al momento è la coppia maggiormente assortita, quella tra Derisio e Maita, senza nulla togliere chiaramente agli altri centrocampisti, a Lollo, Bianco, lo stesso Amlili, che risulteranno comunque preziosi in questa stagione. No, possiamo dirlo perché comunque la prestazione è stata di ottimo livello, cioè la sensazione che i due si conoscano perfettamente e sanno quando uno deve andare e quando l'altro deve aspettare. Maita più propositivo in fase di palleggio, Derisio invece legge benissimo le giocate degli altri perché ruba un sacco di palloni e poi un giocatore solido, un giocatore che come dire bada molto alla sostanza, cioè non fa mai giocate clamorose, ma sta sempre lì, no? Ed equilibra la squadra, sa quando bisogna andare, quando bisogna rallentare, quando c'è. A me quei giocatori piacciono molto, perché io sono sempre dell'idea che le grandi squadre partono da un gran centrocampo. Speriamo di aver trovato la coppia giusta. E speriamo davvero di sì. Dobbiamo andare ancora in pausa pubblicitaria. Nell'ultima parte anche Enzo, un'intervista a Nicola Citro che ha avuto con te al telefono questa mattina e parleremo anche di lui e l'ottimo apporto che ha dato ieri anche alla squadra entrando finalmente in maniera convincente a gara in corso. Tra poco. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Eco App, la city car più conveniente del momento. Per i mesi di ottobre e novembre tu hai 99 euro al mese con i primi 25.000 chilometri gratis. Scopri presso la nostra sede nelle stazioni di servizio del gruppo Dils i dettagli dell'iniziativa. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Suzuki Natura Hybrid, carattere 4x4, tecnologia hybrid, tua da 12.300 euro con incentivi. Suzuki Car Service Bari, nel cuore di Bari.
Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. Acmei garantisce, grazie ad un supporto affidabile e costante e ad una vasta gamma di prodotti selezionati, la fornitura delle migliori soluzioni per impianti di sicurezza, comunicazione ed infrastrutture di rete. Contattaci o vieni a trovarci. Cerca Acmei sui social o digita acmei.it. Dalle migliori torrefazioni artigianali italiane confezioniamo cialde e capsule di altissima qualità per preparare a casa o in ufficio il caffè come al bar. Cialde e capsule per Caffitali, Dolce Gusto, Nespresso, Lavazza, Bialetti e molti altri a prezzi eccezionali. 101 Caffè e a Capurso, in via Madonna del Pozzo 172. Terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport in collegamento Skype con Enzo Tamborra. Ancora i vostri messaggi sotto le nostre dirette social. Luca ci scrive: la Ternana non è come la Regina, io sono del parere che è stato solo un caso l'anno scorso e ce lo auguriamo a questo punto. Ancora Valentino: l'umore discontinuo è purtroppo figlio della storia altalenante del Bari. Marcello: con queste frasi si ricompatterà l'ambiente. E ancora Tonio: Maita sta giocando benissimo, forza e coraggio. Antonello: bisogna concentrarsi solo sul presente, creare gli stimoli giusti. C'è Anna che scrive: smettiamola con le polemiche. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Angela che dice: voltiamo pagina e basta, altrimenti ci facciamo del male da soli. Un po' quello che dicevamo prima, insomma, voltiamo pagina e andiamo compatti a raggiungere l'obiettivo. Sì, è così, io credo che sia questo, insomma, adesso bisogna trovare questo tipo di alchimia, perché altrimenti sarà difficile. Devo dire che c'era, a mio avviso, una giornata chiave in questo campionato, l'ultima prima della sosta natalizia, quando il Bari giocherà a Palermo e la Ternana dovrà fermarsi, no? Perché diciamo, gli sarebbe toccato in calendario il Trapani, no? Come è successo sì. Al Bari. A mio avviso quella può essere una giornata chiave del campionato, cioè io sono dell'idea che se riusciamo ad avvicinarci 4 punti, 3, qualcosa del genere prima della sosta natalizia, poi la Ternana sentirà il nostro fiato sul collo e al girone di ritorno troverà un Bari ben diverso da quello che ha trovato al San Nicola, perché nel frattempo il Bari sarà diventato diciamo sin in fondo squadra, mentre la Ternana a mio avviso si sta giocando tutte le munizioni possibili, perché insomma Lucarelli sta trovando veramente risorse che forse erano anche inaspettate per certi versi, cioè ti aspetti che vantaggiato entri e fa 2 gol in 10 minuti, insomma non è proprio così scontato. Il Bari invece con le munizioni ce l'è ancora, come dire, nel cassetto, perché abbiamo Montalto ancora a mezzo servizio, Citro che gioca ogni tanto, Simeri che non si è praticamente visto, queste sono munizioni che la Ternana non ha, il Bari le ha tutte. E allora, citato Citro, andiamo ad ascoltare anche le sue parole questa mattina nel Buongiorno Bari dedicato alla nostra squadra del cuore. Sentiamo Citro. Sì, io credo che ieri abbiamo fatto una grande partita contro un avversario che non va sottovalutato, perché il Catanzaro ha ottimi giocatori, noi siamo stati bravi nella pressione sin dal primo minuto, quindi non è stato un demerito del Catanzaro, è stata una bravura del Bari che ha capito subito la partita, l'ha messa sotto ritmi alti, sui ritmi che volevamo noi, e quindi è stata una vittoria meritatissima. Ma sicuramente nella forma fisica, perché sono arrivato che la preparazione non l'avevo quasi fatta, perché mi sono allenato da solo, quindi ho avuto poca possibilità di allenarmi seriamente, quindi ora mi sento bene, l'intesa con i compagni cresce, quindi fisicamente sto quasi al 100%, quindi ho scelto Bari per la piazza, per la storia, per il progetto che ha, perché comunque è una società che vuole, che ambisce ad altre categorie, quindi è difficile, però
noi ce la metteremo tutta per arrivare all'obiettivo. Questo Citro, intanto domani se ne saprà di più anche delle condizioni di Manuel Marras. Enzo, finalmente possiamo dire abbiamo visto sprazzi del vero Citro. Ieri il Citro che ci aspettavamo sin dall'inizio stagione, però ha sottolineato lui i suoi problemi fisici e il dover trovare una giusta condizione. Ha detto che non ha fatto la preparazione estiva, sì. Questo è il discorso. Quindi insomma bisogna capire anche questi giocatori che sono un po' in ritardo di condizione. Ecco perché io dico che insomma Citro, Montalto e gli altri potranno dare una grande mano al Bari. Il segnale di ieri è importante. La squadra sembra adesso aver nelle gambe quello che serve per praticare il gioco di Auteri. E se questa è la pressione, a mio avviso di punti ne perderemo pochi. Ora siamo cauti perché anche in altre occasioni il Bari aveva dato l'impressione di essere uscito da fasi difficili ma poi è ricaduto nel peccato, però nel complesso io credo che la prestazione di ieri sia davvero un punto di partenza molto forte per il Bari che abbiamo noi in testa. Non a caso Enzo, il Bari non subisce reti da due partite, anche questo è un aspetto da sottolineare rispetto magari a qualche errorino che è capitato nelle giornate precedenti, però ieri di fatto il Catanzaro non si è mai reso pericoloso. Soprattutto non ha subito tiri in porta, ne aveva subito uno a fine gara a Caserta, ricorderai la grande parata di Frattali, però nel complesso la squadra ha pressato e ha rubato palloni in continuazione agli avversari. È chiaro che il livello della Casertana era molto basso, per il Catanzaro parliamo già di un livello un po' più alto, fermo restando che noi non dobbiamo soltanto battere le squadre di bassa classifica o di medio alta classifica, noi dobbiamo battere la prima in classifica, cioè la Ternana. Io al ritorno pretendo una gara strepitosa a Terni, perché mi è rimasta un po' lì, perché insomma quel giorno sono rimasto molto male, perché sai, perdere ci può anche stare, si può perdere una partita anche con la Ternana, però non come dire essere sparring partner di una squadra che sì sarà anche forte, ma non credo che sia tanto più forte del Bari, ed è tutto da vedere a mio avviso a lungo andare. E allora ancora messaggi, ci scrive Mario Cardinale: salve ragazzi, due esecuzioni straordinarie di Mirko Antenucci contro la Juve Stabia e ieri sono identiche come coordinazione perfetta nel calciare, solo per veri intenditori. Beh, così domani magari mostreremo anzi un po' di prodezze del nostro Mirko Antenucci. Sono gol di Serie A, non sono gol di Serie C, non sono neanche gol di Serie B, sono gol di Serie A, cioè quelle giocate che noi vediamo nel campionato di Serie A, fatte peraltro da buoni giocatori, perché come dire Antenucci è stato anche un giocatore di Serie A assolutamente competitivo, ha una facilità nel calciare destro e sinistro che sono pazzesche praticamente, ha sempre un tempo in meno di giocata rispetto a quello che pensano i difensori, quindi davvero da leccarsi le dita per gli intenditori di calcio come Mario Cardinale, che naturalmente ha sottolineato la bellezza del calcio, perché a volte andiamo dietro sempre la polemica, quello che non va, quello invece è giusto evidenziare anche il gesto tecnico, e il gesto tecnico di Mirko Antenucci è un gesto tecnico di altissimo livello. Bisognerebbe anche insomma un giorno in trasmissione, invece di fare la solita domanda ad Antenucci, dire ci spieghi come si fa a calciare in quel modo, voglio dire qual è come ci si coordina per tirare, qual è il segreto. Sarebbe anche bello una trasmissione, anzi la propongo, uno spazio educativo rispetto ai giovani calciatori, perché altrimenti diamo tutto per scontato. E dai, ci proviamo. Intanto Maria ci scrive: speriamo solo che il campionato non si fermi prima. E Roberta: ma Simeri è ancora infortunato? No, in realtà Simeri ha ripreso, si sta allenando con il gruppo a pieno regime, certo è che deve ancora ritrovare la giusta condizione fisica, al momento opportuno mister Auteri lo getterà nuovamente nella mischia, perché poi è uno di quei calciatori che servono anche a questo Bari. Lo aspettiamo Simone, Enzo. Anche sul piano caratteriale, Simone come dire, è uno che ti dà quella marcia in più nelle partite che contano, quindi noi aspettiamo Simeri con grandissimo affetto, perché è un giocatore che ha dato molto al Bari nelle scorse stagioni. Certo quest'anno la concorrenza non è proprio da sottovalutare, perché non è facile in questo momento trovare un ruolo da titolare nel Bari, non dimentichiamo che in panchina anche Montalto, quindi insomma però sono convinto che Simeri tornerà utile alla causa. Intanto c'è Paolo che ti chiede di sostituirti in qualche modo ad Auteri e ti chiede: non servirebbe magari dal primo minuto una punta fisica come Montalto? Potrebbe anche essere, però l'ha detto Auteri, Montalto non è ancora al top della condizione.
Antenucci, per l'intelligenza che ha nel giocare al calcio, per il modo di giocare al calcio, potrebbe anche giocare un po' intorno, insomma, con Montalto punta pesante. A mio avviso prima o poi vedremo anche questo, perché non credo che Montalto le faccia tutte in panchina. È così, allora abbiamo ancora un'intervista in sospeso relativa all'allenatore del Catanzaro Calabro, vediamo anche come ha accolto questa sconfitta della sua squadra contro il Bari. Calabro. Noi abbiamo preparato una partita diversa rispetto a quella che abbiamo fatto il primo tempo. Io ho messo due punte di attacco allo spazio rispetto al solito, che di solito ne mettiamo una con caratteristiche di attacco allo spazio, una più di posizione, perché sappiamo quali potrebbero essere le lacune, dove potrebbe andare in difficoltà il Bari, i difensori del Bari. L'unico rammarico è che l'abbiamo fatto poco, anche perché, non tanto perché il Bari non ce l'ha concesso, ma perché noi abbiamo valutato i tempi, spazi per attaccarli in maniera errata. Questo era quello che l'unico rammarico di questa partita, è questo, perché avrei voluto giocarmela con le armi con le quali l'abbiamo preparata. Poi è normale, se non fai tutto perfettamente, al cospetto di una squadra forte, al cospetto di una squadra che comunque ti viene a pressare, e tu non esci con un palleggio veloce da dietro per poi attaccare lo spazio o in verticale tra le linee, poi va in difficoltà. Calabro, in ogni caso, Enzo, rendiamo merito alla prestazione del Bari, perché il Catanzaro era comunque una squadra in salute, almeno sì, così c'era stata salute. Anche dipinta la vigilia, sì. Sì, ricorderai, abbiamo fatto una lunga chiacchierata con il mio amico Giuseppe Mangialavori, insomma, che aveva parlato di una squadra in costante crescita. Ieri mi è sembrata né carne né pesce, ma il mio augurio, anzi diciamo anche la mia convinzione, è che sia sembrata né carne né pesce, perché il Bari ha giocato una grande partita. E così, Enzo, prima degli ultimi 30 secondi vorrei ricordare l'appuntamento con Anteprima Bari. Andremo in diretta venerdì sera, perché il Bari giocherà di sabato alle 15 a Cava dei Tirreni contro la Cavese. Un appuntamento nuovo, lo ricordo ai nostri radioascoltatori, telespettatori, perché andremo in onda solo sui nostri canali social e YouTube. Un po' una novità per quanto riguarda, Enzo, il TV Sport. Eh sì, io volevo proprio dedicare a questo l'ultimo pensiero, perfetto. Diciamo, visto che siamo adesso, abbiamo un prodotto in esclusiva anche sui social, insomma, stiamo facendo di tutto per non far mancare nulla ai nostri telespettatori. Enzo, un attimo, ti interrompo un attimo, sì, perché mi devo correggere, mi corregge Michele Carofiglio, ho detto Cavese al posto di Paganese, no? Il Bari sì, gioca contro la Paganese, sì, no, vai, non me ne ero anche accorto. A te la chiusura. No, mi piacerebbe, magari per chi ci segue solo in TV, magari domani mostrare qualcosa di quello che ha detto Mariano Donda nello spazio di sabato, perché io credo che anche questo faccia molto, anche nel rapporto della gente con i calciatori, perché noi siamo abituati a vederli in campo, non sappiamo sino in fondo quello che provano, quello che sentono. Cioè, a volte i giocatori, a mio avviso, vengono diciamo un po' come dire, stereotipati, perché non dico il Bari in generale, dicono tutti le stesse cose, le cose scontate. Invece, a mio avviso, il giocatore dovrebbe esternare quello che prova dentro, e forse i tifosi stessi capirebbero meglio cosa prova chi scende in campo, no? Donda ci ha detto delle cose incredibili, meraviglioso. Se l'avessimo saputo mentre giocava, sarebbe diventato l'idolo mio personale e di tutti i tifosi del Bari. È un peccato, a mio avviso, che sul piano della comunicazione, ripeto, in generale nel calcio italiano, si facciano dire le stesse cose agli addetti ai lavori, cose di una banalità incredibile. Io invece credo che il giocatore debba esternare sino in fondo quello che prova. Dietro lo sfogo di Mirko Antenucci probabilmente c'è anche una sofferenza personale. Sarebbe bello sentire un giorno un giocatore che dice esattamente quello che sta provando. A mio avviso entrerebbe più facilmente nel cuore della gente. E così, e domani riproporremo davvero uno stralcio dell'intervento di Donda, molto molto emozionante. Noi siamo in chiusura, un grazie al nostro Enzo Tambora. Ciao Enzo. Un abbraccio, ciao ragazzi. Grazie anche a voi per la cortese attenzione. A domani invece con un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport.